regione, lo voglio dire con chiarezza perché su questo è stata fatta tanta confusione, non ha dato l'avallo al progetto. L'assessorato all'agricoltura e il collega Vittorino Facciolla ha seguito con attenzione facendo una serie di prescrizioni all'impresa, perché prima di tutto noi come regione vogliamo avere certezze che non ci sia un impatto ambientale, che non si metta a repentaglio il territorio, che venga garantita l'incolumità delle popolazioni del Basso Molise. Noi non saremo mai d'accordo qualora queste prescrizioni o queste certezze non venissero assicurate, ma né dall'investimento della Granarolo né da qualsiasi altro tipo di azienda. Però qualora gli accertamenti porteranno tutti a verificare sul piano scientifico e della conoscenza che non ci sono rischi e che la filiera determina più vantaggi che svantaggi, nel senso che dai trasportatori ai produttori, ai coltivatori e ai trasportatori possono essere coinvolti e essere occupati in questa attività, non vedo le ragioni per le quali noi dovremmo sempre e comunque dire di no a tutto e a tutti. Un libro chiamato Gomorra, che parlava di interramento di rifiuti tossici a Campo Marino, ascoltare da questi stessi soggetti oggi che il pericolo sarebbe rappresentato dalle manse, con tutto il rispetto, mi pare che oggettivamente questo sia una forzatura.